Ben ritrovati amici e amiche telespettatori di Beauty and Style. Siamo a Monteiassi, sono il dottor Pier Michele Mandrillo, medico odontoiatra, medico estetico, medico chirurgo. Oggi ho il piacere di presentarvi una tecnologia straordinaria, immancabile veramente nel corredo tecnologico del medico estetico, il laser. Questo che vedremo fra poco in uso è un laser ad erbium. Ha una particolarità, quello di avere una affinità per l'acqua contenuta nei tessuti. Quindi applicandola in medicina estetica con l'erbium noi tratteremo tutti gli inestetismi della pelle, tutta la parte di dermatologia della pelle. Invece con il neodimio tratteremo tutte le lesioni vascolari, gli spider nevi e la parte di epilazione medicale con il laser, perché all'interno del pelo c'è la eumelanina che questa lunghezza d'onda riesce a leggere perfettamente e a carbonizzare in maniera definitiva il bulbo pilifero. Io parto mostrandovi su una carta termografica quello che riesce a fare il laser sul tessuto. Guardate. Invece adesso usiamo un manipolo particolare utile per la medicina estetica che chiamiamo laser frazionato. Come avete visto, abbiamo montato questo nuovo manipolo che usiamo nella medicina estetica per il cosiddetto face resurfacing, ovvero per una rigenerazione, ringiovanimento della cute del volto, del collo, del décolleté e delle mani. Il laser sta praticamente adesso riscaldando in questa modalità che chiamiamo termica. Vedete, sta riscaldando la carta, nel caso in vivo sarà il tessuto, e il calore sta praticamente rigenerando le fibre collagene e ci sarà una nuova produzione di collagene. Qui in modalità termica abbiamo praticamente stimolato il collagene, abbiamo tirato le rughe. Qui invece andiamo in maniera ablativa, stiamo praticamente andando a togliere lo strato corneo, lo strato epidermico. Simuliamo su Alice un face rejuvenation laser. Concludiamo questa puntata in live sull'utilizzo del laser ad erbium in particolare, con una novità internazionale, ovvero il ringiovanimento delle rughe del volto con un doppio approccio, e cioè extraorale ed intraorale. Peraltro questo manipolo che ho il piacere di presentarvi mi permette anche di realizzare un'altra novità mondiale, che è la riduzione dell'ugola nei pazienti russatori, e quindi contribuire, riducendo il russamento notturno e le apnee notturne, a migliorare la qualità di vita dei pazienti.